Guido Salvetti, la storiografia musicale italiana tra rivendicazione e prospettiva internazionale. Prego. Grazie. Beh, prima di tutto devo esprimere la soddisfazione non di essere qui in quanto persona, ma come disciplina. Nel senso che per ragioni dovute a lunghe sequenze storiche di ignoranza musicale in questo paese, è difficilissimo che uno storico abbia sufficiente, uno storico politico, mettiamo, o dell'economia, abbia una sufficiente conoscenza di quanti contributi potrebbero venire dalla conoscenza della storia musicale. E per quanto riguarda poi i giovani che fanno delle scuole medie superiori e dell'università, perdura una totale cecità di chi deve organizzare i percorsi formativi nei confronti di una parte così consistente dell'esperienza culturale del nostro paese. E allora devo appunto partire, quindi la soddisfazione che nell'organizzazione di questo convegno si è dato un po' di spazio, che spero di non sprecare, a questo punto ho una grossa responsabilità. E, dicevo, esiste poi anche un'altra grossa ipoteca sulla cultura degli italiani, ed è che quel poco di conoscenze in ambito musicale si affida non tanto, come è normale, al dibattito tra specialisti. Qua, questa mattina si è già fatto spesso riferimento ai due diversi livelli, quello della coscienza storica diffusa e del lavoro tra specialisti. Tra specialisti in Italia effettivamente esiste un dibattito interessante, ampio, eccetera, eccetera, di cui però filtra pochissimo al di fuori. Infatti, a proposito di televisione, basterebbe vedere come i programmi di argomento musicale, lasciamo perdere i concerti, ma i programmi di cultura musicale vengono affidati a delle patinate biografie del tutto risapute sulla vita di Verdi, sulla vita di Puccini, per carità meglio questo che niente, però di tutte le problematiche ricchissime, io spero adesso di toccarle rapidamente, che provengono da questa dimensione culturale, arriva poi al largo pubblico televisivo sostanzialmente nulla. Non parliamo poi, e mi fermo qui, di quello che arriva nella formazione attraverso i manuali di storia della musica, i libri di storia della musica. Naturalmente perfettamente sconosciuti a chi frequenta licei che non siano musicali, quindi diciamo al 95% della popolazione scolastica e al 99% di chi segue dei corsi universitari. Però insomma anche quell'1%, o se volete quel 5% di giovani che frequentano i conservatori o che hanno la fortuna di partecipare a dei corsi di tipo musicale, effettivamente arriva una storia musicale che si affida a prodotti che non tengono in alcun conto ciò che è stato dissodato, ciò che è stato studiato a livello scientifico negli ultimi 50 anni. Il libro più carino che si può usare è ancora a quei livelli La breve storia della musica di Massimo Mila, che fu cominciato a scrivere in carcere. Allora non è andato in carcere perché ha rubato i polli nel 1970, è andato in carcere in quanto antifascista, e quindi viene voglia di pensare che questo libro sia vecchio almeno di 70 anni, almeno nella sua impostazione. Detto tutto questo, in realtà, ripeto, in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 40 anni, si sono moltiplicati i contributi di una nuova documentata conoscenza delle problematiche della vita musicale italiana dall'Unità ad oggi, soprattutto nei primi 100 anni dall'Unità. Sono studi anche importanti, ma molto disseminati. Direi che forse la sistemazione più interessante e più completa riguarda il ventennio fascista,
ai quali sono stati dedicati lavori, direi che potremmo dire esaurienti, anche con un livello di sintesi e quindi, diciamo, di arco storiografico piuttosto coerente. Posso evitare i riferimenti bibliografici minuti perché è anche tardi, vi faccio soltanto un nome. Esiste una studiosa fiorentina, Fiamma Nicolodi, che ha dedicato interessantissimi lavori andando direttamente negli archivi di Stato e in particolare nell'archivio della Presidenza del Consiglio di Mussolini, e da lì sono venute fuori veramente delle prospettive di conoscenza di quanto sia stato importante l'aspetto musicale nel conseguire il consenso da parte del regime fascista. Questo è soltanto un esempio, ma potrei moltiplicarlo, e vengo alle questioni che ne emergono. Innanzitutto non è, secondo me, abbastanza conosciuto un fatto che è estremamente significativo sulla debolezza della nostra idea di nazione. Dal punto di vista musicale noi dobbiamo constatare un paradosso incredibile. La nostra gloria nazionale è sempre stata considerata il melodramma, le glorie raccolte in tutto il mondo da Rossini, raccolte da Donizetti, da Bellini, da Verdi. Il paradosso, e l'estrema quindi debolezza di tutto questo, nasce nel fatto che questa cosiddetta gloria nazionale, all'indomani dell'Unità d'Italia, sembrò una vergogna nazionale. C'è il contrario. Si cita quasi sempre 1864, il giovinastro impenitente Arrigo Boito, quindi aveva 24 anni, che si permette di scrivere una poesia in cui, per esaltare la bellezza dell'opera di un suo amico, di cui nessuno oggi si ricorda, Franco Faccia, e di un'opera di cui nessuno ha sentito mai una nota negli ultimi 100 e passa anni, Amleto, dice che l'arte sarà così pulita da quest'opera, questo altare dell'arte che è stato bruttato come muro di lupanare. Non so, tradotto in italiano capibile, praticamente una casa di tolleranza dove, o se volete, una latrina dove la gente ha scritto sconcezze, questo sarebbe quello che è diventata l'opera italiana in mano a quelli che l'hanno praticata. Non c'è da meravigliarsi se Giuseppe Verdi si offese a morte e ci vollero ben 20 anni perché perdonasse al giovinastro questa battutaccia. Ma non era una battuta estemporanea, dovuta, infatti questi due versi sull'altare bruttato come muro di lupanare fa parte di una poesia che si intitola Brindisi, quindi uno che ha bevuto un po' queste cose le potrebbe anche dire, ma non era sicuramente dovuta all'alcol l'espressione. C'è tutta questa cultura dell'Italia postunitaria che si studia così poco, tra l'altro, a livello liceale, che va sotto il nome un po' generico di scapigliatura, che investe, è un fenomeno letterario, però è un fenomeno anche musicale di una certa rilevanza. Non fosse altro perché tra i protagonisti ci sono dei musicisti, spalmati su 3 decenni, quindi questo è un po' diverso dalla scapigliatura letteraria. Quindi Boito mettiamo uno, ma Catalani, per esempio, negli anni 80 è considerato parte un poco di questo gruppo e tanti altri. La cosa interessante è che il dibattito sull'arte in generale, all'indomani dell'Unità d'Italia, è un dibattito tutto improntato all'idea che l'Italia deve emulare i paesi europei, quindi l'apertura internazionale, viva Dio, c'è, deve emulare, avendo dei prodotti artistici che ne siano, che siano elevati, che siano spiritualmente alti. E la prima conclusione alla quale arrivano questi giovani appassionati per una nuova Italia che si confronta con l'Europa, la prima conclusione è che il melodramma, l'opera, non è degna di questa considerazione. Io adesso non voglio, non posso, l'ho scritto, entrare nei particolari di questo giudizio, però devo dire che è un giudizio che segna una frattura tra dibattito e realtà,
se volete, tra intellettuali, la parola intellettuale si può cominciare a usare in Italia nel termine di intelligenza proprio in questi anni, proprio con la scapigliatura. Voglio dire, gli intellettuali che si sentono quasi una classe sociale a sé, no? La parte buona del paese, quella che è moralmente alta e che può guidare i corrotti politici e il popolino dedito ai bagordi e preoccupato troppo di avere i soldi in tasca. Ecco, l'intellettuale puro, insomma, nasce come figura in Italia, secondo me, visto dal mio punto di vista, quindi in particolare di coloro che si occuparono di musica, proprio negli anni 60, cioè subito dopo l'Unità. Allora, dicevo che comunque questa impostazione poi continua. Forse il nome più noto è quello di Gabriele D'Annunzio, e forse invece non si sa abbastanza che Gabriele D'Annunzio intervenne nel dibattito musicale, sulla musica e sul teatro musicale, pesantemente. Negli anni Ottanta, come cronista mondano, no? Nei quotidiani romani, e dà uno spaccato della vita musicale romana, stringendo giudizi a destra e a manca, da cui però l'opera nazionale ne esce malissimo. Ricordo un tizio che nessuno ricorda più sia esistito, un tale Stanislao Falchi, che cadde sotto la penna di D'Annunzio. D'Annunzio dedicò alla sua Giuditta, dedicò ben 3 articoli in 3 diverse puntate del settimanale dove scriveva, facendolo a pezzi. Ma facendo a pezzi lui, faceva a pezzi il melodramma come dimostrazione di pessimo gusto, dove la gente va lì, urla, dice delle cose insensate con una musicaccia poco curata nell'orchestrazione e poco ricca dal punto di vista dell'armonia. Allora, D'Annunzio in realtà, poi come sapete, entrò lui stesso nell'agone musicale, certo non come musicista, ma come librettista, tra virgolette, fornendo dei libretti che erano ricavati poi dalle sue stesse tragedie. Quindi, per esempio, la Francesca da Rimini è la cosa più nota. Meno noto, per esempio, è per Mascagni, no? Tutto l'impegno, anche con Puccini poi gli va male perché non andavano d'accordo proprio, secondo me, non c'era un feeling personale tra i due. Ma con Mascagni, che pure lui aveva bollato di capobanda, dice: lo vedete lì, questo uomo tutto tronfio, con tutti questi bei bottoni luccicanti, sembra uno che debba dirigere una banda. Il che, sinceramente, non credo che nessuno qui pensi che la banda sia qualcosa che faccia schifo. Insomma, la banda può suonare bene, può suonare male, è uno strumento come un altro, ma detto da D'Annunzio voleva dire che quella era proprio musica da buttare. E io ricordo sempre che nel 1913 un giovane musicista che si era formato a Parigi, che tornava allora in Italia, Alfredo Casella, scriveva su Ars Nova, scriveva una frase terrificante di questo tipo. Dice: la musica di Verdi, sentite un po', giuro che è così, ha scritto questo, la musica di Verdi sta alla musica come la puzza sta al profumo. Pensate quindi veramente questa frattura incredibile tra l'intellettualità e la realtà. E su questo si creano quindi scoperte, impostazioni riguardanti il nostro passato che sono veramente tutte da rivedere oggi. Ma una piccola parentesi. Allora, che tipo di musica pensavano fosse degna della nuova Italia gli intellettuali all'indomani dell'Unità? Direi che sono due soprattutto i filoni. Nel 1862, 2 anni prima che Firenze diventasse capitale, si fondò a Firenze la prima società del quartetto. Ecco, il quartetto d'archi, soprattutto il quartetto d'archi di Beethoven, che veniva considerato il modello, era degna della nuova Italia.
e sorsero dopo il 62-64 a Milano, poi dopo la breccia di Porta Pia ovviamente anche a Roma, ma poi a Venezia dopo il 66, cioè là dove si creava l'Italia Unita, là dove c'era entusiasmo di rinnovamento, si creavano delle società del quartetto. Dio mio, non è che fossero migliaia o milioni gli italiani che frequentavano questi esperimenti, non a caso si chiamano sia a Firenze che a Milano esperimenti, perché credo che, non so se voi avete esperienza di questo tipo, se c'è un suono al quale bisogna educare l'orecchio, che sembra sempre un suono eccessivamente aristocratico e un poco difficile da penetrare e non trascinante, proprio quello del quartetto d'archi. In realtà la musica degna di essere conosciuta, degna della nuova Italia, doveva tener conto del quartetto d'archi, doveva tener conto naturalmente in termini più larghi e più popolari anche della sinfonia. E a partire dal 66 ci sono tante società che si chiamarono dei concerti popolari, e qua veramente nelle città, naturalmente stiamo parlando di quello, il divario con le campagne immagino che sia una tematica scottante nell'ambito letterario, bene, nell'ambito musicale ancora di più, nelle città il popolo, i cittadini, i bravi cittadini di una borghesia abbastanza ampia da sotto a sopra, frequentò questi concerti dove venivano eseguite sinfonie d'opera, dove veniva eseguita una sinfonia di Beethoven, a volte qualche tempo soltanto, no? Esiste, l'ho messo qua nella relazione scritta, esiste una serie di documentazioni che dice questa volontà di venire incontro alle limiti di ascolto delle persone che per la prima volta sentivano la settima sinfonia di Beethoven. Ragazzi, la prima volta che uno sente la settima sinfonia di Beethoven, dopo che è finito il primo tempo, è stremato, e quindi è sufficiente il primo tempo. Per chi naturalmente li frequenta, dopo il primo tempo vi voglio sentire il secondo e poi il terzo e il quarto, ma è un altro discorso. L'altro grande ambito di dignità dove l'Italia doveva competere con l'Europa era individuato invece nel nuovo teatro musicale che cominciava a diffondersi allora, che era quello di Riccardo Wagner. E qui si aprirebbe un capitolo enorme, vi basti dire che la penetrazione di Wagner in Italia arriverà al suo culmine soltanto, dunque Wagner è morto nell'83, il culmine arriva nel gennaio del 1914, quando, caduto il monopolio che il teatro di Bayreuth aveva sul Parsifal, cioè l'ultima opera di Wagner, in tutti i teatri più importanti d'Italia, ben 14 teatri, programmarono il Parsifal ad apertura del nuovo anno, 1914, un fenomeno di massa, direi, e propagandistico, appoggiato propagandisticamente, che raramente si verificò nella storia d'Italia. Ebbene, che la cosa interessante, e chiudo questa parte, è che man mano che Wagner si affermava in Italia, la musica di Verdi veniva misconosciuta e dimenticata. Tant'è vero che gli anni in cui Verdi non venne quasi mai programmato, tranne ovviamente la Traviata, Rigoletto e Trovatore, Ballo in maschera, questi quattro, furono proprio gli anni wagneriani, diciamo dal 900 fino al 1933-34, quando una serie di studi europei e italiani portò alla cosiddetta Verdi Renaissance, cioè alla rinascita di Verdi. Ecco, questo naturalmente tutto ciò non è soltanto sovrastrutturale, cioè non fa parte solo di un dibattito, fa parte anche, e questo veramente ci ricollega al ministro Sandro Bondi, fa parte delle scelte politiche, di politica culturale. La maggiore gloria nazionale si scontrò infatti subito all'indomani dell'Unità d'Italia, visti i problemi di bilancio che verranno, ci arriverà poi al pareggio di bilancio soltanto nel 75, ma in questi anni i tagli al bilancio pubblico fecero sì che di fatto si cominciarono a chiudere teatri, le sovvenzioni statali di fatto vennero azzerate, sia direttamente che indirettamente, questo è un po' lungo da spiegare,
E rimane il fatto che inizia una lunga sequenza, 50 anni, 60 anni, in cui i teatri vivono precariamente, non essendoci più il regime impresariale che aveva portato alla fortuna di questo genere con Donizetti, prima dell'unità, diciamo, e non essendoci ancora il sistema degli enti autonomi, in cui lo Stato si faceva, perché adesso non se lo, è tutto cambiato, comunque so, si faceva carico addirittura con sovvenzioni a piè di lista dei deficit dei almeno più importanti teatri. Insomma, la Scala di Milano nel 1921, quindi prima del fascismo, viene eretta a ente autonomo e quindi si salva con l'aiuto statale da qualsiasi traballamento e indecisione, e poi sarà il fascismo a sancire l'intervento pieno dello Stato, in questo caso assolutamente positivo, che però avvenne soltanto tra il 36 e il 37, quindi proprio nel decennio della costruzione del regime. Procedo velocemente. Allora, in questa serie di dati che sono stati chiariti dal lavoro di dissodamento di intere legioni, beh adesso non esageriamo legioni, interi gruppi di studiosi italiani, ma non soltanto italiani, negli ultimi decenni, si inserisce questa tematica di una frattura, dicevo, tra la considerazione della cultura musicale e non nei confronti dell'opera, e la fortuna che quest'opera aveva nei confronti del pubblico. E qui si innesta però l'altra grande tematica, che è quella del rapporto tra la tradizione musicale italiana e il resto del mondo, che è poi il titolo che io ho proposto. Allora, diciamo che già da quello che vi ho detto, l'unità d'Italia coincide con una volontà di apertura all'Europa. Avevamo un asse culturale privilegiato con Parigi, la lingua della cultura allora era il francese, non c'è intellettuale o musicista che non sia vissuto per anni a Parigi. Non so, ho trovato una cosa molto singolare, la rivista musicale italiana, che è la più importante rivista musicologica, che inizia le pubblicazioni nel 94, quindi un momentino dopo, ha un articolo introduttivo del fondatore Luigi Torchi in cui dice: gli articoli di questa rivista sono rigorosamente in italiano, tranne quelli in francese, perché tutti conosciamo il francese. Per cui gli articoli degli autori tedeschi sono tradotti, degli inglesi sono tradotti, non parliamo dei boemi e cose del genere, dei russi, ma quindi rivista internazionale a tutti gli effetti, dove la Francia, e questo va tenuto presente per una serie di legami che gli storici della letteratura sanno benissimo, tra il poeta Maudit, i poeti maledetti, e la nostra letteratura di quegli anni, che ha forti poi conseguenze sul teatro d'opera. Dicevo che la grande tematica del rapporto fecondo di emulazione con l'Europa è un'altra delle grandi tematiche, perché è un'altra delle grandi zone sconosciute fino a poco tempo fa, nella sua fortissima contraddittorietà. Nel momento in cui ci si deve confrontare con la grande tradizione tedesca sinfonica e teatrale, ci si deve confrontare con la grande Francia, che ha sempre sostenuto la sua musica e ha avuto una vita musicale sfolgorante e splendida, soprattutto molto ricca, ecco che l'Italia si pone inevitabilmente il problema, dicevamo prima, di essere degna del confronto. E questo va tutto bene, tutto benissimo. Soltanto che per essere degna del confronto, a un certo punto si innesta un'altra prospettiva, quella di dire: ma noi sì dobbiamo pensare a un nuovo futuro in cui siamo più degni di, e il discorso che facevo prima, ma dobbiamo soprattutto rivendicare, parola tremenda, rivendicare il nostro, le glorie del nostro passato. Da un certo punto di vista questo è naturale e benefico, cioè inizia una serie di riscoperte, tra virgolette, delle glorie italiane del passato, che travalicano l'Ottocento e vanno nel Settecento soprattutto.
Già negli anni 70 un critico musicale, Francesco D'Arcais, predicava la necessità del ritorno ad una gloria italiana, che era il genere comico, l'opera comica napoletana del Settecento, pensate un po'. Tra l'altro Verdi gli dà retta a Francesco D'Arcais, perché l'ultima sua opera, come sapete, è un'opera comica, il Falstaff, che è del 93. E questo è un aspetto. L'altro, questo è già un po' più stupefacente. Lo stesso Verdi, tra l'altro, scrisse più volte agli amici, arriva bene, eccetera, eccetera, quella frase che per noi non ce la diciamo più perché ci viene la nausea, visto che è stata ripetuta 90.000 volte, ma magari qualcuno non l'ha mai sentita. Fu Verdi negli anni 70 a dire torniamo al passato che sarà un progresso. Allora il buon reazionario, che si vede un pochettino messo da parte, perché dopo Aida rimarrà 16 anni senza scrivere una nuova opera, no? Perché si sente emarginato dal trionfo di Wagner, dalla musica sinfonica, dal quartetto, le cose che dicevo prima, indica una gloria del passato nella musica sacra, addirittura quella di Palestrina. Dunque, allora, Palestrina, autore del Cinquecento, musica sacra vocale. Naturalmente la riscoperta di Palestrina non è un fatto così occasionale, è un enorme movimento di restaurazione, se volete, di riforma della musica sacra, che era arrivata a livelli sacrileghi, con la sostituzione delle parole d'amore con parole sacre e le arie d'opera cantate in chiesa, magari con gli strumenti accompagnate dall'organo che imitava l'orchestra. Ma Palestrina è rivendicato, quindi, uso questo termine, rivendicato come una gloria da recuperare e da mostrare al mondo. Un'altra cosa che oggi facciamo fatica a capire, l'indicazione che immagino pochissimi di voi conoscono, l'esaltazione dei salmi di Benedetto Marcello, come un capolavoro assoluto, siamo nel Settecento, un capolavoro assoluto di passionalità e di espressività pietistica, diciamo, in musica, eccetera. E poi, ecco, la riscoperta di tutta la nostra musica strumentale. Il ragionamento è questo, e su questo naturalmente si è poi chiarito molto, soprattutto negli ultimi anni. Il ragionamento è, noi siamo stati grandi per l'opera, beh, però, che brutta gloria, questo è il discorso che ho fatto finora. Poi, in realtà noi dovremmo imparare dalla Germania la sinfonia, il quartetto e la musica da camera. Interviene questa constatazione, ma non è vero. Noi prima dell'Ottocento siamo stati grandi anche nella musica strumentale. E qui inizia la serie dei cosiddetti, degli studi prima di tutto. Luigi Torchi pubblicò una serie straordinaria di articoli sulla musica italiana strumentale, attenzione, del 500, del 600, del 700, va bene. Lo stesso Luigi Torchi iniziò la pubblicazione, siamo verso la fine del secolo, di una serie che poi non fu mai completata, una serie infinita di volumi di musica che veniva trascritta e edita attingendo i vari archivi italiani dove c'erano musiche del 600 e del 700. Sapete, è quel movimento che arriverà poi niente meno che alla scoperta di Vivaldi, questo molto più avanti, quindi non è che sono cose negative, ci mancherebbe altro, sono grandi energie volte a riscoprire un passato in qualche caso glorioso. Poi ci sono gli articoli più esaltati, più possiamo dire estremistici, quelli di Fausto Torrefranca, che sono proprio quelli della musicologia di rivendicazione, in cui dice non è vero che la sinfonia è nata in Germania, sembrano i discorsi che facevano anche i sovietici, no? Abbiamo inventato noi il cinematografo, abbiamo inventato noi la macchina a vapore, va bene, abbiamo inventato noi la sinfonia, che non è nata
in Germania con la scuola di Mannheim, eccetera, eccetera, per poi arrivare a Mozart e Beethoven, ma l'ha inventata il nostro San Martini a Milano, è vero, che poi l'ha inventato, che cosa voglia dire non si sa, e che incidenza abbia avuto non si sa, ma intanto veniva sparata sta cosa. La sonata, quella che porterà le sonate di Beethoven, non è nata in Germania, ma è nata in Italia, anzi a Napoli, anzi no, scusate, a Venezia con Galuppi e così via. Da questo nasce sicuramente un'altra delle spaccature che ultimamente sono state ben studiate, secondo me, che portarono durante il fascismo ad un dibattito, secondo me, ancora non concluso, che è quello della contrapposizione, per usare termini che si usano in letteratura, tra lo strapaese e stracittà. Non so se voi sapete esattamente a che cosa alludo. Beh, strapaese faceva capo a Mino Maccari, Selvaggio, eccetera, non importa. È un fenomeno letterario politico della cosiddetta sinistra del fascismo, cioè il fascismo che si riconosceva nei manganellatori, insomma, cioè quelli che volevano una società, quella che poi esplose a modo suo nella Repubblica Sociale di Salò, no? L'idea che il fascismo fosse un fatto prima di tutto repubblicano e antiborghese, eccetera. Comunque, all'essenza di strapaese c'è l'idea che dobbiamo valorizzare le nostre radici, dobbiamo arrivare ad un'arte solare, mediterranea, non decadente, aperta al nostro popolo. Sono parole d'ordine assolutamente generiche che però in musica significarono: coloro che guardano alla musica europea pensando di trovare lì un legame culturale facondo si sbagliano, anzi sono dei mistificatori, anzi sono dei pericolosi. 5 minuti? 5? Più o meno, benissimo. Sono delle persone che vanno combattute e radiate dalle sovvenzioni statali, eccetera. A che cosa ci si riferiva? Ci si riferiva al fatto che, a cominciare dal 1903-1904, l'Italia, i musicisti italiani, musicisti e musicologi, critici musicali, avevano cominciato a partecipare regolarmente ai consessi internazionali di musica, che si svolgevano con la partecipazione di tutti i paesi dove la musica aveva un minimo di organizzazione, si svolsero a Parigi, a Bruxelles, a Londra. Venne creata sulla base di questa abitudine convenistico-congressuale, che però era contornata da grandi eventi musicali, si formò poi una società internazionale di musica contemporanea, la SIMC, che prese vigore nell'immediato primo dopoguerra. C'erano persone di grande valore, molto conosciute nell'Italia di allora, come Alfredo Casella e soprattutto Gianfrancesco Malipiero, che aveva Casella, che ho già detto, con i suoi fortissimi legami con la Francia, e Gianfrancesco Malipiero con notevoli legami con la Germania. Queste erano le bestie nere contro le quali combattere. E durante gli anni 30 gli episodi di strapaese contro questa stracittà che sarebbe stata rappresentata da Casella e da Malipiero non si contano. C'è un manifesto nel 1932, un manifesto per la tradizione romantica italiana, che era indirizzato contro questi due e venne firmato, ahimè, dal grande Respighi, l'unico musicista sinfonico italiano che ebbe davvero un successo internazionale e continua ad averlo, ma poi una serie di gerarchini fascistelli come Giuseppe Mulè, che era segretario del sindacato fascista dei musicisti, come Alceo Toni, che scriveva sul Popolo d'Italia, no? Era il critico ufficiale del fascismo, insomma. E questa gente dice: ci vuole un'arte popolare, facile, quindi, no? Contro tutte le avanguardie e tutto ciò che in Europa in quel momento si stava facendo. Allora, io nel momento in cui devo concludere, direi che quando si riuscirà ad arrivare a scrivere una storia della musica italiana dei 150 anni, storia che non è stata ancora scritta,
Tutte queste fratture, tutti questi dibattiti dovranno essere in qualche modo ricondotti in un disegno unitario. Sicuramente oggi le parole d'ordine di Strapaese sono fortissime. E l'uscita popolaresca, popolareggiante, populista è lì insidiosa a combattere contro qualsiasi aristocrazia del sapere. E nell'ambito musicale, questo non so se lo sapete, la cosa è vivacissima, in quanto che negli ultimi 20 anni si è fatta strada una nuova generazione che si richiama a una sorta di nuovo romanticismo contro la musica d'avanguardia, eccetera, eccetera, che ha naturalmente i suoi seguaci in una serie di pubblicisti e di storici, dei quali darò conto poi, ovviamente, in sede propria. E concluderei con questa, se volete, un po' una forzatura, ma ci credo abbastanza. Come Società Italiana di Musicologia, per la quale oggi sono stato invitato, noi abbiamo intrapreso negli anni Ottanta una storia dell'opera italiana. Poteva essere sicuramente un'occasione per tracciare quella storia, per esempio, dei 150 anni oggi dell'Unità. Voi sapete che questa storia dell'opera doveva essere in 6 volumi. I primi 3 di storia, appunto. Gli altri 3 di struttura, quindi di economia, della cultura, di socialismo, sui pubblici, sull'editoria, eccetera, eccetera. Sapete che di questa storia sono stati scritti volumi 4, 5 e 6, che erano sulle strutture, aspetti particolari, e nessuno si è sentito nella possibilità evidente, ormai sono passati 25 anni, di scrivere i primi 3 volumi. Quindi evidentemente ci troviamo in una situazione in cui la nostra storia recente ancora bisogno, ho avuto bisogno di contributi parziali, di dissodamenti che, ripeto, secondo me sono stati straordinari, anche se poco conosciuti. Però siamo in attesa di poterla scrivere, questa benedetta storia, in cui senza più infingimenti o schieramenti politici, che in questo caso veramente sono del tutto deleteri, si possa racchiudere in unità, in un disegno in cui anche queste contraddizioni vengono viste come una delle caratteristiche del nostro vivere nazionale.